Buonasera a tutti, fedeli amici della pagina Anima Nera Azzurra. Parlate degli arbitri, continuate a parlare degli arbitri, continuate a parlare dei rigori, continuate a parlare del contatto tra Bastoni e Duda, continuate a parlare di queste cose perché ci portano fortuna. Io ringrazio tutti i giornali che in questa settimana hanno parlato solo degli arbitri perché oggi la nostra Inter ha sconfitto 5-1 il Monza e ha mandato un messaggio molto chiaro che questa squadra ha degli obiettivi importanti e non mollerà nulla. Questo è un messaggio chiarissimo che la squadra ha mandato oggi e posso ritenermi soddisfatto al 100% perché se dobbiamo commentare i momenti della partita, oggi la squadra ha offerto un'ottima prestazione. La partita di oggi era una partita trappola. Perché ricordo, l'Inter era reduce da una prestazione deludente contro il Verona, dove l'ha portata a casa negli ultimi minuti con degli episodi, bisogna riconoscerlo, perché in quell'occasione, lo ripeto, c'era fallo di Bastoni, però l'hai portata a casa negli ultimi minuti. Oggi, dopo una settimana di polemiche, eri costretto, eri obbligato a reagire bene e hai reagito alla grande. Cioè, questa squadra oggi ha dato una dimostrazione di forza incredibile e Monza non è un campo facile perché io lo ricordo, l'anno scorso contro il Monza fuori casa ti sei fatto raggiungere nei minuti di recupero e il Monza quest'anno ha creato diversi problemi anche a delle grandi squadre perché io ricordo la Juventus ha battuto il Monza con un gol di Gatti casuale. Nei minuti di recupero, la Roma, se non ricordo male, ci ha perso dei punti. Il Monza poi ha pareggiato a Napoli. È una squadra che comunque, secondo me, quest'anno rimarrà nella massima categoria perché ha dei buoni giocatori. Poi oggi è stato completamente travolto dalla forza dell'Inter perché l'Inter è troppo più forte, pure oggi l'ha dimostrato. Però penso che possa continuare a fare un onesto campionato. L'anno scorso, secondo me, soprattutto nella seconda parte del campionato, ha raggiunto dei risultati strepitosi perché da neopromossa era partita malissimo, poi ha raggiunto quota 40 punti senza nessun problema. Quest'anno, secondo me, incontrerà dei problemi, come nel caso di oggi, però ha tutte le carte in regola per rimanere in Serie A. L'Inter è troppo più forte. Cioè, oggi sì, ci hanno fischiato due rigori, però mi dispiace per voi, mi dispiace, però il primo rigore è uno scandalo che l'abbiano fatto rivedere al VAR, perché è un rigore clamoroso, è scandaloso che non l'abbia fischiato subito un rigore del genere, cioè Gagliardini ha un braccio teso così, la palla lo prende, rigore tutta la vita. Il gol del Monza. Purtroppo per voi, per una questione di centimetri, però era in fuorigioco. Mi dispiace per voi perché io oggi avrei voluto vincere con dei favori arbitrali giusto per vedere le vostre reazioni. Mi sarebbe piaciuto davvero tanto, mi sarebbe piaciuto davvero tanto, però che possiamo farci? Non si può avere tutto dalla vita. Scusate, stavo chiudendo una chiamata un secondo. Però detto questo, il primo rigore c'era, il gol del Monza era leggermente in fuorigioco. Gioco, però è stato giustamente annullato, eppure il rigore su Frattesi c'era, perché purtroppo il giocatore del Monza in quell'occasione commette un'ingenuità incredibile, perché gli va a cadere praticamente addosso. Quindi gli episodi c'erano tutti, però noi continuiamo a marciare nella giusta direzione. Se dobbiamo parlare dei singoli, solito Lautaro, che oggi ha segnato due gol. Ha offerto una grande prestazione. Centrocampo Çalhanoğlu è uno spettacolo. Ora sto riguardando l'episodio del gol. È in fuorigioco con mezza spalla, però è in fuorigioco. E ricordo a tutti: se voi ora parlate di questo episodio qua e dite che era un gol regolare, ebbene, se è un gol regolare questo, un gol regolare anche quello di Acerbi contro il Verona settimana scorsa. Detto questo, chiudiamo questa parentesi scomoda. Torniamo a parlare dei nostri, delle prestazioni dei singoli, perché Çalhanoğlu oggi delizioso, non solo per la doppietta, ma anche per la prestazione che ha offerto.
reparto difensivo che tutto sommato ha concesso poco, eccetto, ecco, non mi sono piaciuti solo quei 10 minuti dove poi hai concesso quel rigore al Monza. È stato molto ingenuo Darmian. Darmian è il secondo rigore di fila che causa, e purtroppo c'era perché ha preso prima il piede e poi la palla. Peccato, lì ci sono stati un po' quei 5-10 minuti dove hai un po' rischiato, però poi tutto sommato hai ripreso in mano le redini della partita, hai dominato oggi, cioè, ho visto una grande Inter oggi. Oggi nulla da dire, non posso rimproverare nessuno perché tutti hanno offerto una grande prestazione, solo eccetto Darmian. Darmian oggi secondo me è stato l'unico insufficiente, poi tutti gli altri hanno dato delle grandi risposte sul campo. Ora dobbiamo preparare la Supercoppa. Io già lo dico, la Supercoppa è una competizione ufficiale e noi dobbiamo giocare con la massima serietà le prossime partite, i prossimi impegni di Supercoppa. Però lo dico chiaro e tondo, mentre l'anno scorso la Supercoppa era un obiettivo da vincere, eri obbligato a battere il Milan soprattutto per vendicarti dei mesi di maggio dell'anno prima, quando loro ti hanno portato via lo scudetto, e l'hai fatto, li hai battuti nettamente. 2 anni fa eri obbligato, tra virgolette, a vincere la finale contro la Juventus proprio per chiudere in bellezza, per mettere la ciliegina sulla torta. Quest'anno non dico che non me ne frega niente, perché ricordiamolo, siamo sempre l'Inter e quindi dobbiamo puntare sempre al massimo, dobbiamo vincere tutte le competizioni, oppure il nostro obiettivo deve essere quello di cercare di vincere tutte le competizioni possibili. Però ve lo dico chiaro e tondo, l'obiettivo numero uno della nostra stagione rimane lo scudetto. Lo scudetto è un obiettivo che è alla nostra portata, è un obiettivo che possiamo e dobbiamo raggiungere, perché secondo me se dobbiamo giudicare la qualità dell'organico, l'Inter ha secondo me l'organico migliore del campionato, pure oggi l'ha dimostrato, può far entrare dei giocatori, può far riposare degli altri. Oggi, per esempio, nel momento di più delicato della partita, hai fatto entrare Frattesi che si è conquistato il rigore. Quindi, cioè, hai un organico di tutto rispetto, devi solo controllare bene certi momenti della stagione. Poi Inzaghi ha capito una cosa fondamentale, che per ottenere i risultati basta fare le cose semplici. L'anno scorso a Monza, ripeto, ci siamo fatti pareggiare nei minuti finali, nonostante un errore arbitrale clamoroso a nostro sfavore, dove ci hanno annullato un gol di Acerbi per motivi misteriosi. Però l'anno scorso si vedeva che questa squadra era molto più immatura, molto meno attenta, concedeva di più, era meno determinata. Qua vedo anche un gruppo di giocatori che ci credono. E questo è l'aspetto fondamentale, perché se vuoi puntare in alto, se vuoi vincere lo scudetto, ci devi credere, e il gruppo deve rimanere compatto, soprattutto nei momenti difficili. Col Verona, scusate, settimana scorsa non è stato un momento facile, però l'hai superato, perché oggi, ripeto, a Monza non era facile vincere con un risultato così rotondo. L'hai fatto e tanto di cappello a noi. Non so di cosa parleranno gli altri, se non di arbitri, perché se poi dobbiamo parlare della prestazione di oggi, non possono dire niente, perché l'Inter ha dimostrato di essere troppo più forte del Monza. Vediamo cosa faranno gli altri martedì col Sassuolo. Ah, piccola cosa: gli altri hanno giocato in Coppa Italia il giovedì, come tante squadre giocano in Europa League, e la partita la recuperano il martedì. Cioè, che meravigliosa è questa Marotta League, davvero. Vabbè, ragazzi, un saluto, alla prossima. E sempre forza Inter!